Grandi polemiche suscita ancora la nomina della CDA e della presidenza dell'ambito territoriale ottimale interregionale Lemene. Interviene anche l'ex sindaco di Portogruaro Antonio Bertoncello. Si è costituito il CDA, organismo che gestirà e deciderà il ciclo integrato sulle tariffe, sugli investimenti relativi all'acqua e alla depurazione di 26 comuni veneti e friulani. Dopo mesi di attesa, di incontri e rassicurazioni, la Regione Veneto non si è voluta pronunciare sulle regole per la costituzione di un organismo gestionale. Bertoncello poi lamenta il fatto che Portogruaro sia rimasta fuori, come del resto San Michele, dalla CDA. Continuiamo a parlare di ATO, in particolare con uno dei sindaci che in qualche modo ha fatto sì che quest'ATO partisse, ovvero Luigino Moro, sindaco di Sastino di Livenza. Sentiamo qual è la sua posizione. È stato avviato il servizio idrico integrato grazie all'ATO, l'ambito territoriale ottimale. Fatto il presidente, fatto il CDA, Luigino Moro, sindaco di Sastino, si può finalmente lavorare? Sì, finalmente si figuri che gli altri ATO del Veneto stanno nominando in questi giorni il secondo consiglio di amministrazione. Noi arriviamo dopo 3 anni, finalmente si è sbloccato. Io penso che ci sia assolutamente da recuperare, anche perché le novità sono molte. Si figuri ad esempio questa cosa della privatizzazione dell'acqua, sarà una cosa dirompente, per cui per fortuna abbiamo costituito l'ATO, dovremo metterci a lavorare anche perché abbiamo perso molto tempo, c'è da lavorare molto sulla depurazione, c'è da infrastrutturare, speriamo non a spese dei comuni del Veneto, i comuni friulani, quindi c'è molto da fare e arriviamo effettivamente con colpevole ritardo. L'unione fa la forza in questo caso oppure accentua le divisioni? Io penso di sì, tutto sommato dopo le divisioni che ci sono state c'è stata una bella partenza, anche se c'è ancora qualcuno che si lamenta, però evidentemente bisognava assolutamente andare avanti. Io spero che l'Unione faccia la forza. La politica a Portogruaro continua a suscitare un vespaio mentre non si placano le polemiche attorno alla fitta nevicata di questo fine settimana e anche di lunedì pomeriggio. Gastone Mascalini interviene però su altre questioni. L'ex consigliere del PDL dice: "Per alcuni mesi mi sono impegnato a lasciar trascorrere il tempo necessario per analizzare e comprendere le motivazioni che hanno portato il comune di Portogruaro a essere gestito in maniera professionale e capace dal commissario Gulletta, al quale faccio i miei personali complimenti. Non c'erano i presupposti, come non ci sarebbero assolutamente oggi. Troppo diverse le vedute, troppa l'arroganza dell'ex sindaco", così dice Mascarin. "Che la politica, o almeno alcuni degli uomini che la conducono, sappia fare un passo indietro quando la governabilità risulti impossibile, ritengo sia un fatto positivo che il cittadino apprezzi. Ora però basta con questa continua presenza dell'ex sindaco sui giornali ad accusare continuamente il centrodestra di questo, di quello, di quest'altro e di tutto. Bertoncello, tra assessore, vice sindaco e sindaco, stai governando e massacrando questa città da troppo tempo e non ti crede più nessuno. Basta veramente." Una polemica dunque, una presa di posizione feroce da parte di Mascarin contro l'ex sindaco Bertoncello. E adesso ci